genomici che consentono di individuare quale sia il trattamento più opportuno per donne con carcinoma mammario in fase precoce, positive per l'espressione dei recettori ormonali e negative per l'amplificazione di HER2, sono utilizzati ormai sul territorio regionale siciliano in maniera capillare, con una curva di apprendimento degli oncologi progressivamente crescente negli ultimi 2 anni. Una volta individuata la paziente che corrisponde ai criteri che sono stabiliti nel decreto assessoriale dell'1 settembre del 2021, si candida la stessa al test genomico che si ritiene più opportuno. Stima che le donne che potrebbero essere sul territorio siciliano candidate al test sono circa 450, in base chiaramente alle stime dei volumi chirurgici nella regione Sicilia. Devo dire che sul territorio regionale ormai è diffusa in maniera capillare la consapevolezza dell'esistenza di questi test, è diffusa anche la conoscenza di quali sono i diversi test che l'oncologo ha a disposizione, e oltre a essere diffusa fra i colleghi oncologi, questa consapevolezza ormai si è trasferita anche fra le pazienti, sia per il passaparola fra le pazienti stesse, ma anche grazie all'importante rilevanza che è stata data dalla stampa e dai social media dell'esistenza di questi test. Quindi ormai sono le pazienti stesse a chiederci della possibilità di accesso al test. Bisogna chiaramente ricordare che non tutte le donne operate di carcinoma mammario luminale possono accedere al test stesso, ma devono rispondere quelli che sono i criteri di arruolamento previsti appunto nel decreto assessoriale. Sono quei criteri che individuano un rischio intermedio, quelle donne cioè per cui non vi è una chiara indicazione né a una sola endocrinoterapia adiuvante né a una chemioterapia adiuvante seguita da un'endocrinoterapia. Assolutamente fondamentale, diciamo che il concetto della medicina di precisione perde di valenza se non mettiamo al centro di tutto la paziente come individuo, quindi anche la sua qualità di vita deve essere preservata. E in questo i test genomici sono degli strumenti straordinari perché ci consentono da una parte di risparmiare chemioterapie inutili che non darebbero nessun beneficio alla nostra paziente, ma certamente delle tossicità che possono avere anche delle sequele a lungo termine. Penso oltre chiaramente alle tossicità precoci, l'alopecia, l'astenia che compromettono temporaneamente la qualità di vita delle pazienti, ma anche alle potenziali cardiotossicità o alla neurotossicità che si possono protrarre nel tempo. Dall'altra parte, qualora si individui una paziente con un alto rischio, definito dai test genomici, tramite un'adeguata comunicazione alla paziente stessa si può veicolare un messaggio che le consenta di affrontare una chemioterapia con maggiore consapevolezza e quindi anche con maggiore serenità. Sì, e anche questo è bene che la maggior parte dei colleghi, se non tutti i colleghi, siano chiaramente al corrente di quelli che sono i dati di letteratura che supportano l'utilizzo di questi test. Ricordo che per i test rimborsati abbiamo evidenze di livello 1A, quindi livello alto di evidenza per mettere in pratica nella clinica un test testato in studi. E questi sono l'Oncotype DX e il MammaPrint, mentre per gli altri tre, l'EndoPredict, il PAM50 o Prosigna e il Breast Cancer Index, abbiamo evidenze di. Quindi evidenze assolutamente consolidate. Sono stati testati in migliaia di donne con risultati assolutamente consistenti e riproducibili. Fondamentale, come dicevamo prima, la qualità di vita è un elemento imprescindibile anche nell'epoca della medicina di precisione, che perde di valenza se non si mette al centro la donna nel suo complesso a 360 gradi. In questo i test genomici sono fondamentali perché ci consentono di personalizzare il trattamento, soprattutto risparmiando chemioterapie che non sono necessarie. La qualità di vita comunque resta un obiettivo fondamentale sia nelle donne con malattia in fase precoce, come quelle che possono essere candidate al test genomico, ma anche nelle donne con malattia in fase avanzata. E deve essere un po' il faro insieme all'efficacia dei trattamenti che guida le nostre scelte terapeutiche. Assolutamente sì, siamo in grado perché abbiamo uno imparato ad attenzionare
quello che è l'aspetto qualità di vita, quindi magari una volta era messo più in secondo piano, si proponevano dei trattamenti alle pazienti dandoli per scontati, senza tenere in conto quelli che possono essere i risvolti sulla quotidianità, oggi c'è sempre maggiore attenzione, è uno degli aspetti che si sta cercando di implementare sia in ambito di ricerca clinica e spero nel futuro anche nell'ambito della pratica clinica, è la valutazione dei cosiddetti patient reported outcomes, cioè di quegli outcomes soggettivi, non oggettivi come può essere una sopravvivenza libera da progressione o una sopravvivenza globale, che rispecchiano quello che è il mondo interiore e il vissuto della paziente rispetto alla terapia e alla malattia che influenza chiaramente a sua volta la qualità di vita.